Fase finale, siamo ai quarti del campionato europeo a squadre, già esauriti i primi due singoli di cui adesso vi daremo conto. Adesso le coppie in regia per offrirvi tutto ciò. Abbiamo un inedito Simone Favalli che ha detto a Tom Rubin: me la sento, vai tu alle soggettive. Quindi Simone Favalli in regia, Tom Rubin alle soggettive e accanto a me è arrivato con un leggero ritardo, con un po' di fiatone, infatti sentirete che nella voce, No, 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 perché rimandalo in diretta qui, rimandalo. sono emozionato perché sono accanto a te, Socio. Allora, Io ne ho visti di ruffiani, ma come partita da te, Italia e Danimarca, rimaniamo su questa sull'Italia 1 contro la Danimarca 1, partita che vede impegnati nella partita di doppio Gomez Caratozzolo contro Erling Sjørup e Kasper Kristoffersen. Kristoffersen alla risposta dopo l'acchito di Camilo Gomez. Kristoffersen, classe 1976, nel 2019 è stato campione danese individuale stecca 5 birilli. Un giocatore che nasce dal pool perché è stato 24 volte campione nelle differenti specialità del pool di palla 8, palla 9 e palla 10. E è stato anche campione danese nel 2019, nel 2021 e nel 2022, campione danese di 5 birilli. Suo migliore piazzamento al mondiale 17° posto di Pistoia per quanto riguarda il mondiale, invece bellissimo il suo secondo posto alle spalle di Anello nel 2021. Inizia così l'Italia con questi 4 punti. Perde il controllo del giro, però Camilo Gomez, Erling Sjørup può andare alla raddrizzata. Non produttiva questa raddrizzata per Sjørup, grande Mi rammarico sento per di dire lui. sfortunato perché l'aveva giocata. Con la stessa bravura può Si buttarla in può terra. fare 13, sì. Fa solo 2 punti, la biglia addirittura bianca rientra troppo, tanto da lasciare una raddrizzata comoda in entrata per Santi Caratozzolo, che qui sporziona completamente e non riesce ad avere controllo sia dell'avversario ma soprattutto della battente. Un inizio complicato per Santi Caratozzolo, che a braccio freddo non riesce a trovare una conclusione positiva per il team italiano. Allora, vediamo un po' la situazione per Italia 1. Questo è praticamente un match point perché se dovesse vincere questa partita di doppio si esaurirebbe qua. Intanto Sjørup, scusami, con questo giro a ringaruffare realizza 6 punti e realizza anche il pallino da 4, 10 in totale per la Danimarca. Sì, Scusa. dicevo, si esaurirebbe qua l'incontro. E l'Italia passerebbe, Italia 1 passerebbe direttamente in semifinale, se andrebbe a vedere tra il vincente tra la Svizzera e San Marino nella parte sinistra del tabellone. Un po' più complicata invece la situazione per Italia 2, che è in parità contro Danimarca 2, quindi determinanti saranno sia il doppio che la staffetta. Intanto Camilo realizza 10 punti su questo sfaccio, sfila anche dal rimpallo. 10 punti per l'Italia e si porta a 14. 14 Ottima a esecuzione 12. questa per Camilo Gomez. Palla grossa. Mandiamo il replay di questo bello sfaccio. E intanto ci godiamo anche un primo piano del campione danese Kasper Kristoffersen. I singoli di questo incontro sono stati appannaggio entrambi per l'Italia con molta semplicità. Quarta, che ha vinto Hager con un parziale anche abbastanza ingeneroso, tanto sponda palla di Kasper che realizza 4 punti, mentre ha dovuto sudare non poco Aniello contro Pedersen, alla fine ha avuto la meglio 120 a 110. Ma diciamo, ne parlavamo prima, non in diretta, ha avuto una sfumatura molto favorevole sul 105-100, dove un pallino, un contatto con il pallino da 3 ha riportato in difesa
centrale le biglie, se no avrebbe lasciato un filotto abbastanza comodo a Pedersen. Sì, scusa, mi avevo mandato il replay del tiro di Gomez perché era molto interessante dal punto di vista didattico di come è riuscito a bilanciare, nonostante la diagonale fosse molto molto impervia, sia con la porzione di palla sia con l'effetto che con la forza è riuscito a realizzare e a evitare il rimpallo di terza. Quindi davvero una bella esecuzione per Cani. Qui gancio sostanzialmente difensivo, anche se non è riuscito a trovare la difesa Caratozzolo. Peccato, perché è sotto di girone qua. Un arrivo girone oppure un passaggio difensivo al 4. Intanto in tribuna col pallino lì, non battere questo girone se la vede. Però diciamo il girone non è un tiro che ha portato fortuna, ti ricordi Casper contro chi era, Aniello mi sembra, sì, che sì, ha giocato quel girone, ha preso rimpallo, era avanti di tanto e poi è stato recuperato. No, quarta mi sembra. Quarta forse. Nel biathlon. Tira il pallino da 4. Sì, per carità, va benissimo. Però obiettivamente, se non lo batti puntato con le palle a 1,5 metri e il pallino in arrivo che ti copre. Comunque ora non abbiamo tracciato la riga. Ora, Gianluca, se non la se la vede, infatti abbiamo detto, se non la vede è perfetto, 4 è ciò che doveva fare. Se la vedeva è il modo, cioè se non lo batti così non lo batti mai quel tiro. 4 che perde gioco forza sullo sfondo palla di Camilo Gomez, non uno sfondo palla brillantissimo per il giocatore partenopeo. Camilo Gomez, erede della casata Gomez, figlio del grande Nestor Osvaldo, ma nato a Napoli, quindi assolutamente italiano. Eccolo qua. Quadratura. Diciamo che quando Giovanotti ha scritto la canzone "Sono un ragazzo fortunato", poteva essere dedicata a lui, perché è venuto fuori bello, no? Un fenomeno a giocare a biliardo, ha avuto un papà, un maestro alto alto, no? Una moglie bellissima e un figlio altrettanto bello, perché Nestor Osvaldo, l'altro junior, l'altro, l'erede davvero adesso della casata Gomez. No, credetemi, noi l'abbiamo visto dal vivo, è un bambino, sembra di fatto di porcellana, sembra un ciccio. Da pubblicità. Ma se lo merita Camilo, perché è un professionista serio, si dedica alla scuola, quindi ha preso l'eredità del papà, peraltro anche Santi Caratozzolo, allievo di Nestor Gomez, si dedica al fa il professionista. Guarda, io mi ricordo sempre, ho conosciuto Camilo in occasione del campionato a squadre in cui giocavo per un CSB di Livorno e avevo in squadra papà e figlio Gomez, e Camilo insomma non era questo giocatore, era una buona prima categoria, era il momento in cui secondo me si è raffinato di più, e quel campionato a squadre giocavano in coppia padre e figlio, quell'esperienza lì, cioè fatta in gara ripetutamente, è stata un'esperienza come tutta la vita di Camilo, vicino a Nene da un punto di vista biliardistico e non solo, però è stata molto formativa, e ho visto in un'annata una crescita di Camilo che è stata veramente veramente spaventosa, con Nene che lo seguiva in un modo veramente come, non come se fosse suo figlio, ma come se fosse davvero il suo allievo. Cioè, sì. Scindere poi il fatto di fare scuola al figlio non deve essere facile. No, e fra le tante belle cose che ha lasciato in eredità Gomez è stata proprio la formazione di Camilo. Sono oltre alla formazione di tantissimi giocatori che adesso sono di tutto ciò nei piani alti. Tutto ciò che hai detto non... anche perché ho avuto modo di giocare contro padre e figlio, anche quando Camilo, tu hai parlato di una prima categoria, io vado indietro di più di 10 anni fa, un'estate ad Amantea, era una splendida, 2011 mi sembra, se non sbaglio,
era una splendida seconda categoria e si vedeva già che magari ha meno talento di Nestor, anche perché aver meno talento di Nestor è un facile, volo è facile, sì. Però una preparazione, dare a Cesare ciò che è di Cesare. Signor Corda a dirigere l'incontro sul tavolo. Intanto Caratozzolo deve cercare di migliorare sicuramente il suo standard di gioco. È da ieri che è un po' in affanno Caratozzolo, l'abbiamo visto in grande difficoltà insieme al compagno di coppia Mignolo. Questa volta la nazionale italiana ha cambiato, intanto poi c'è il signor Tugliani al punteggio. Ha cambiato la coppia ieri, anche perché è l'unico punto che hanno perso. Sì, è l'unico punto che hanno perso, sì. Hanno cambiato la coppia, eccolo qui Mignolo che sta seguendo dalle tribune, altro allievo di Nestor Gomez, sì. E tu pensa, una partita di allenamento l'abbiamo fatta nel 2011 io e Achille contro Nestor e il suo figlio a Mantea, da Mantea, da Tonino Strano, che saluto tra l'altro se ci sta ascoltando, sala biliardi a 150 metri dal mare. Sì, sì, ci ho giocato, anch'io sono stato nell'estate. Un paio di anni prima. Sì, un paio di anni prima, nel 2009. Quando c'era anche Matteo. Sì. C'era un giovanissimo Matteo. Matteo Valenzi, sì, sì. L'anno che si fidanzò con sua moglie, con la sua compagna. Sì. Non credo sia sposato Matteo. No, no, con la sua compagna, ho detto, non è sposato. Insomma, poi dopo se Elena deciderà di sposare, sposeranno. Sì, sì. Eh sì, tra andare e venire sono un bel 15 anni che sono insieme a Elena Matteo. Poi adesso è arrivata Greta. Manca un po' Matteo. Sì, nell'Italia 2 ne avremmo viste delle belle. Ne vedremo delle belle lo stesso, però... No, ma manca come giocatore, no? Anche se ci accusano sempre di fare il tifo per Matteo, sì, cavoli, perché si fa il tifo per il bel biliardo. No, ma come vedete, tifiamo per il bel biliardo, anche se non c'è Matteo. Però, obiettivamente, per me Matteo Gualeni adesso è quello che gioca il biliardo più bello, che non significa il più forte. Gioca il biliardo che più bello, per come parere assolutamente personale, è quello che gioca meglio al biliardo. Tanto si diradano un po' i tempi di consulto nella coppia danese, perché vedono una porzione di palla che se non la vedessero avrebbero già tirato la garuffa, quindi stanno valutando questo tiro frontale con questo pallino eventualmente in appoggio di 4. Infatti credono che penso che tirino angolo pallino, anche se c'è tanto spazio tra il pallino e la sponda corta. Si può anche rispettare quel pallino, va a girargli dietro, è un volo. Infatti, secondo me, stavano ragionando su questo. Ora non avevo capito. Il fatto che se passasse o meno senza urtare il pallino da 4. Ma secondo me era anche un pallino da 4 che se urtato... Ti mancavi 4. Sì, ora a meno che... Ma sai neanche con l'effetto anche a prenderne un graffio? Sì, ora ti dirò, meno fondamentalmente tiri zero, a tirare la garuffa la puoi anche fare, quindi la garuffa era comoda, sì. Che ci fossero particolari rischi. Allora, era un tiruccio, nel senso che non che c'era poi non niente. È che te le metti in tasca, cioè sì, se esatto. Potevi arrivare a pallino da 3, ma a pallino da 3 non ci potevi arrivare. Ma io ti dico, se mi chiedi cosa avresti tirato a vederla questa porzione, io tiro l'angolo di terzo e il 4. Se la sporzione lo faccio di seconda. Ma secondo me non la vedevano per sì, fare il 6. Però per me il tiro principe diventa quello, perché ho un impatto più controllato sul 4, se scarseggio leggermente posso fare lo stesso il 4 appena più veloce, faccio l'angolo di seconda. Cioè, se la gioco per fare e mi metto anche l'anima in pace che posso pagare qualcosa dopo. Però te ne posso fare anche tanti, perché se te lo prendo te ne faccio tanti. Ma secondo me non la vedevo. Però se ci sta. Intanto un'ottima opportunità adesso per Caratozzolo, che vediamo se alza il suo standard di gioco che fino adesso
non abbiamo visto, è puntuale Santi con uno spondapalla da 6. Sì, è anche vero che è raro veder giocare male, poi magari si perde nella partita, è successo, è quello che un po' Santi deve migliorare nel suo standard già altissimo di gioco, però è raro vederlo giocare male, difficile che lo vedi non prendere una palla davanti piuttosto che... Sì, poi ha rimediato insomma la sua prestazione subito dopo alla staffetta ieri, perché ha chiuso la sua parte di staffetta in 5 steccate. Però ci sta, anche perché è stata una partita un po' strana dove secondo me la Coppa Italiana è stata colta anche un po' di sorpresa dai tiri in sequenza fatti bene e realizzati dai danesi, si sono trovati quasi subito 30 punti sotto e non hanno avuto modo, poi bisogna capire anche che tiri ti capitano. Sì. Intanto bello questo traversino per quella bellissima la forza. Che tiene bassa la forza e due passate e mezzo, ha giocato proprio la forza a riportare la sua in quella zona, forza con doppia, a parte che la diagonale giocando la spingere andando avanti chiaramente lì era obbligato, chiamava questa forza, ma poi una forza ancor più avvalorata da una possibilità di impatto in controllo sul pallino di 4. Se la traiettoria, se riusciamo a mandare per cortesia Simone il replay dall'alto, anche questo può essere interessante. Se avesse, vedrete che la palla battente ha toccato abbastanza distante dall'angolo, se avesse toccato la lunga più vicina all'angolo poteva anche realizzare il pallino da 4 e quindi la forza diminuita gli garantiva un controllo su questo impatto. Se trova un gioco sul pallino Christoffersen alla ricerca del un pallino da 3 o perlomeno da andarci dietro, vedevo solo la parte di sfaccio, quindi cerca di ricavare un parallelismo. Eccola qua, vediamo al replay l'esecuzione di Santi, vedete come la palla batte distante dall'angolo e passa dal pallino a circa 3 biglie, quindi circa mezzo diamante. Se avesse abbassato leggermente il colpo, fondamentalmente penso che la differenza sarebbe stata nel realizzo, avrebbe fatto l'8 di prima invece di farlo di seconda, e avrebbe trovato un pallino però con un impatto a forza controllata, quindi anche questo poteva avere, era un senso per questa forza. 36-23 intanto il parziale. Allora, se il singolo, domanda scusami Mirko, il singolo all'italiana si sposta dai 100 ai 120, quindi anche la coppia va ai 120 o addirittura ai 130, 120. Così ci dicono, confermato i 120, la durata del match. Allora, intanto vediamo anche cambia, mi dicono anche il valore dei punti della staffetta, sempre chiaramente 4 frazioni ma da 50 punti, quindi la staffetta si esaurisce ai 200 punti. Allora, ci sono 4 partite che si stanno giocando in questo momento, quindi sono tutte le partite a coppia, la partita della Svizzera Buccini-Buttino contro Bucci, c'è da impazzire, Bucci-Rossini. È avanti la coppia svizzera. Sono giocato il singolo Bucci contro Bucci. È avanti la coppia svizzera 70-31, anche se questa partita è influente ai fini del risultato, perché si sono aggiudicate un singolo a testa. Ha vinto Belfiore per la Svizzera prima e il mitico Gobbi Maurizio per San Marino, quindi si giocherà la staffetta sarà decisiva. Questa appunto che è decisiva può essere decisiva per il passaggio del turno qualora vinca l'Italia, quindi Gomez Caratozzolo, se dovessero vincere passerebbe il turno d'Italia e non si giocherebbe la staffetta. In influente il doppio anche giocato da Malzahn e Monteforte contro Memmi Bustos, quindi qui si parla di Germania-Belgio, e il parziale è 7-0 per i tedeschi.
mentre è influente anche la partita di doppio ai fini del risultato tra Marcolin e Mura contro Sandergaard e Taftrup, quindi qui si parla di Italia 2 e Danimarca 2, e avanti la coppia danese di soli due punti 37-35, ma anche qua sarà decisiva la staffetta, quindi si gioca solo questo di match valevole per il passaggio del turno. Quindi l'Italia cerca di chiudere i giochi prima, mentre la Danimarca cerca di allungare la partita alla staffetta. Tanto giro volante per Sjørup, realizza il pallino da 4, rimane corto sul castello, 27-38 il parziale per l'Italia. Tra l'altro partita quella di Italia 2 che abbiamo fortunatamente proprio sotto la cabina di commento, in questa posizione straprivilegiata da cui vi stiamo parlando. E tra l'altro è in diretta sul nostro canale 2, esatto, perché canale 2 trasmettiamo la partita del biliardo 10, proprio quella tra Italia 2 e Danimarca 2. Qui raddrizzata per Camilo Gomez, esce dalla grossa benissimo Camilo, vediamo se riesce a incandelare questa palla in terza, e lo fa in modo eccezionale anche come forza, bravissimo Camilo. È proprio perché ha dato questa forza, sì, è riuscita, se no si sarebbe piantata questa palla. 48 per l'Italia, è inquadrata la nostra super Vale, la polivalente Valentina fa la fotografa, scrive i copy, organizza tutta la nostra giornata, insomma un po' ne fa, sì, però ce l'abbiamo solo noi, quindi potete solo ed esclusivamente invidiarcela. Casper fa 4 punti di pallino, solo 2 di birilli, rimane comunque un tiro di qualità, sì. Palla attaccata, e adesso vediamo se Santi Caratozzolo riesce a sistemare anche la palla davanti, anche se qua sinceramente io giocherei una passata ad appoggiarmi al pallino da 4. Sentiamo, non sono riuscito a sentire le parole di Gomez, cosa gli ha consigliato Gomez. Sta puntando forte. Forte non è bello, 4 non lo fai giù. Ah beh, così, ma è rischioso per quello. Però sinceramente non l'hanno guardata molto bene, ci hanno badato di giocarla di 3 passate, però se tiri forte lì la forza non importa, tiri 3 e mezza, se lo devi prendere male, non è un impatto pericolosissimo, volendo che vieni indietro per forza. Secondo me, guarda, si riusciva a marcare meglio diminuendola. 4, vabbè, lo dai scontato. Vai. E non è scontato farlo tirando forte. Stiri piano è scontato. Sì, sì. E poi, secondo me, in controllo realizzi 4. Quando hai preso un birillo del castello, hai fatto il tuo. No, poi più che altro rimani lì vicino al pallino. Cioè, ci fidanzi un po', sei avanti oltre 20 punti. E, insomma, sempre meglio stare vicino al pallino, avanti 20-25 punti. Tanto la risposta da 5 punti per Sjørup. Camilo anche lui guadagna 5 punti. Aspetta, 59 l'Italia più 21. È una buona steccata comunque per Camilo. Ma ci sarà consulto tra la coppia danese. E qui ummeggia, come si dice, Casper Kristoffersen. Per il momento non chiama a sé Erling Sjørup, sinceramente non ne capisco il motivo. Secondo me devono anche... Sono accordi presi comunque. Sì, sono accordi presi, però se ti dicessi che mi piacciono questi accordi presi, ti direi
quello fa parte del bagaglio di esperienza che devono farsi. Infatti, eh, poi si tirano le stupidate. Perché questa? Che si poi può... le granitiche convinzioni di cui sei detentore in quel momento si sgretolano in un attimo, no, quando sbagli il tiro, o perlomeno non hai condiviso il tiro con il tuo compagno. Poi non me ne voglia Casper, e sicuramente anche Luca, che Garavaglia, che starà seguendo questa partita, ma non stai chiedendo a uno che ha 119 anni di esperienza, perché Erling ha 119 anni di esperienza, e io gli chiedo, anche se dovessi tirare il fisso dritto. Sono d'accordo. È molto bravo Casper. Adesso non so se più o meno di Erling Sjørup in questo momento. Ma no, quello non conta. Però non conta. Cioè. Uno non conta. E due, ripeto, Sjørup sono 50 anni che gioca questo gioco qui. Penso di non aver detto una stupidata, che sono 50 anni veri. Sì, 49. Ah, ok, perfetto. Cos'è, un 61? Ci scrive Luca, in cui dice: mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Però sono convinto, Luca, che appena ritornerai in Danimarca, cosa che fai molto spesso, questa cosa qua al tuo pupillo gliela farai notare. Guarda a parti invertite, dove secondo me c'è un tiro solo, quindi giocare il gancio, c'è da decidere solo la forza con cui giocarlo, il gancio no, veloce. No, ce ne sarebbero da... due di tiro. C'è anche lo sponde palla dalla corta a venire via con la gialla, che è anche un parecchio bello peraltro. Però è più di conoscenza, più di categoria come tiro. Però a tiro, il tiro è questo. Decidi la forza, ma il tiro è quello lì. Credo che non abbia trovato. Però difesa. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Mi è piaciuta come risposta di Luca Garavaglia. Politico. Sì, molto politico. Ci mette sotto la stecca Caratozzolo, che vediamo se trova. Questo mi sembra di conoscerlo, questo Caratozzolo. Adesso al di fuori del 2 o del loto, questa no. Ottima qualità. Un po' abbondante? No, va bene, rimane sotto. 3,5. L'unica cosa che non mi è piaciuta della decisione danese, al di fuori di aver fatto i birilli o meno, è che hanno scelto un tiro con una forza che fa perdere la posizione della battente. Giocandola più veloce, la battente si congela lì. Cioè non diciamo ci sono. È più facile trattenerla lì tirando più forte che più piano. Certo che sì. Poi la possono trattenere lo stesso lì. Però insomma, è a un pezzettino dalla sponda, anche di colpo d'occhio, senza più di tanti riferimenti, in quella zona lì del tavolo ci stai. Anche perché fai quell'errore che ha fatto Erling, perché hai paura poi di prenderla troppo scarsa, di girare troppo. Sì, e a forza di tutta ci sta di girare troppo. Certo, se invece la sfoghi la palla, quindi ti prefiguri una sorta di traversino per mettere le palle in diagonale, hai la sicurezza che mantieni la tua lì, quindi non ti sottoponi con molta probabilità a un'esecuzione invasiva da qui parte dell'avversario. Qui è successo un po' come è successo a me a Giachetti: nel tiro difficile lo chiami e dice è inutile che mi chiami ora che il tiro è difficile, sì. È difficile per tutti. Sì. Infatti dice sono già edotti e che talvolta si dimenticano. Qui rimane corto per la presa di Bidia, che è riuscita a cogliere, avrebbe dovuto prendere una quantità molto più scarsa per rimanere in difesa. Peccato che per non essendo possibile il turpiloquio in fase televisiva non si possa proprio raccontare qual è la sequenza toscana di questa cosa. E ora che tiro, ecco, e non la risposta non si può dire. Mi hai chiamato con un tiro di ritardo, prima mi dovevi chiamare. Esatto. Traversino per Caratozzolo a girare, vediamo se trova i birilli qui, il taglio gli ha si è trasmesso troppo sull'avversario. Forse però è rimasto buona. Dentro, no, no. Sì, vediamo dalla telecamera del nostro Tom se... Sì, ma
sto assolutamente dentro. Vediamo se decidono di girare. Sì. Ma non c'è neanche da girare tanto. Guarda qua, secondo me soltanto con toccando in testa la palla curvi, se no rischi di prenderla troppo grosso, appunto. Questo è un film visto e rivisto. Ecco, questa fa parte un po' davvero dell'esperienza che è più a nostro appannaggio. Questo è proprio un film. Qui, anche se non dai tutto effetto. Questo è un tiro che mi ha insegnato proprio qua a Calangiano, allenandomici un pomeriggio con Salvatore Cagliari, me l'ha insegnato Riccardo Belluta. Perché a un certo punto mi disse, mi fermò, stavamo giocando in tre senza segnare i punti. Mi disse: perché paraboli? Faccio per prendere palla. Fa, non serve, basta che tocchi quella palla lì in testa, la palla la prendi da sola e mi apri un intanto mondo, Clavezzino, scusami, bravissimo, nello stesso modo praticamente in cui l'ha tirato Caratozzolo, quindi ha giocato solo la sua in quella zona, di conseguenza alla biglia avversaria si dà una corsa di due passate e mezzo, certo. Era la stessa diagonale, sì. E l'hanno giocata entrambi in modo ottimale. Ti stavo dicendo perché può servire ai nostri amici, perché mi disse la prendi lo stesso senza parabolare, perché soprattutto in spazio corto se tocchi la palla in effetto chiaramente in testa, la palla scarta e recupera immediatamente, però crea quell'attimo di guadagno, il piccolo scarto iniziale e poi il recupero, che è una sorta di parabolina che ti serve proprio quando non c'è da alzare tanto la stecca, quando ti serve quel poco che serviva esattamente qui per non fare questo errore. Però è come se tu partissi da una posizione non di difesa, la sposti, è come se la non arrivi da dove arriva la palla, ma arrivi dalla tangente alla curva che la palla descrive, se la vuoi proprio. La tangente, mamma mia, sempre odiate le tangenti. Ma andiamoci subito allora in pubblicità. Ogni pezzo di legno è un racconto. Ogni taglio, ogni tassello è un capitolo da scrivere con cura. È così che prende vita un capolavoro. L'incontro perfetto tra creatività e maestria. Una storia unica da raccontare. Maio Bergomi, costruttori di passione. Otto punti intanto sul traversino eseguito bene da Camilo Gomez, spostano il parziale per l'Italia, per l'Italia 1, 87-44 in quello che può essere il match, il set decisivo per questo match. Però qua Erling non ci sta e confeziona questo bellissimo giro a ingaruffare con arrivo pallino 3, tiro più bello dell'incontro. Intanto che ragionano, mandiamo un replay di questo bel tiro. Anche questo, con la regolarità di questo tavolo su queste traiettorie, ci può far apprezzare una cosa interessante. Se riesce a mandarlo dall'alto, replay Simone per cortesia. Intanto nella diretta, questo è un altro tiro, Simo manda, rimanda pure in diretta, c'è stato il tre sponde di calcio. Di in risposta al bel giro con Steola, risponde di calcio, la portata d'Italia a 6 punti, Italia ancora più 40. E qui è Kasper Kristoffersen che comunque può andare ad uno sfaccio, sfaccio di porzione senza taglio, probabilmente tre lunghe con la battente a rientrare, la tocca a appena più grossa del voluto, comunque vola via il filotto in un altro birillo per un totale di 10 punti più 3 di pallini. Eccolo qua il replay, guardate da dove parte la palla, quindi proiettata contro il secondo diamante, la biglia quando prende il rosso ingaruffa circa due palle dall'acchito del pallino,
il conoscere l'ingaruffata, chiaramente l'andamento del tavolo, ma l'ingaruffata della palla a seconda del diamante su cui viene proiettata è importantissimo proprio per sfruttare difese di questo tipo, chiaramente per sfruttare dei pallini fondamentalmente. Trevezzino a Z credo per Camilo Gomez. È ancora regolarissimo Camilo. Serve e per concludere sia per sfruttare le posizioni dei pallini ma anche per sapere come e dove condurre la battente a seconda dell'ingaruffata del biliardo. Il biliardo ingaruffa di più, bisogna spostare più di colpo la battente, se ingaruffa di meno bisogna mandare la battente più verso l'angolo. Quindi, importante conoscere, come di tutti i tiri, ma soprattutto sul giro, l'intera traiettoria della palla avversaria. E qui entra fin troppo su questa garuffa Shorup, non difende anche se c'è notevole distanza, ma soprattutto c'è un pallino che infastidisce un poco Camilo Gomez proprio nella costruzione del ponticello. Infatti qui stanno discendendo, metto la mano avanti oppure metto la mano dietro. Sta prendendo la cosa, quindi credo che metta la mano dietro se monta la prolunga, perché mantiene la stessa distanza tra la mano d'appoggio e la mano che tira. Vedi? Questo è un particolare quindi importante. Se mette la mano dietro la mira più grossa o più scarsa? La mira più grossa. Di colpo in testa, se avesse dovuto tagliare di colpo la pigliava più scarsa, socio, ormai non hai più segreti. Non ho più segreti. È molto bravo Camilo, sì, perché è una situazione complicata. Anche se il gioco forza lascia questa candela. Eh beh, anche perché in tasca non ci si potevano davvero mettere. Candela per Christoffersen, delicatissima sullo stretto, non una porzione di biglia fortunata per la coppia danese. Occasione di giro per Gomez. Leggermente da allargare, decide di giocarlo a ringaruffare così, secondo me non esiste, diciamo se l'è complicato o ha giocato molto più per la difesa che per l'attacco. Sì, perché la palla era non da saltargli sopra, ecco, al limite di piena a spingere, se la voleva giocare con questa forza, a spingere la battente tra il 10 e il 15 della lunga, o se no poteva giocarlo a scorrere, a battere la lunga, andare al centro con la forza della mezzeria opposta. In così appoggio, ha giocato più la sua. In appoggio Christoffersen, vediamo alla fine, riprendendola all'andata, riprendendola al ritorno. Personalmente non mi farei venire il mal di testa su questa palla. La ritoccheresti lì, eh? Ma tu no? Beh, se non c'è l'uscita di angolo c'è solo da far danno, no, a tirarci. C'è un altro, dove non c'è guadagno c'è sicuramente rimessa, eh? Perdenza, come si dice.
può giocare il pelo ad andare via. Allora, Camilo è molto abile in queste situazioni, però sì, qui lo spazio di manovra è davvero molto breve. Bravo, ma fondamentalmente tiri la piena con nessuna garanzia di fare ma punti. Non lo chiudo. Se fosse dritta, hai ragione, non mi muovo, posso fare i birilli. Ma dritta non è, ti muovi. Secondo me hanno giudicato che fosse dritta, solamente che gli dai talmente tanto, tanto questo colpo secco per non fare carrozza, che la traiettoria ti si apre. Sì, ma non era lì, deve essere puntata addirittura più stretta di quello che pensa. Per far... Ecco, secondo me questa scelta qua, al di fuori del valore di questi due giocatori, che insomma stanno raccontando da soli, stanno raccontando i risultati, che cosa stanno facendo nel biliardo. Secondo me, intanto bravissimo Casper, questo sponde palla. Sicuro non avrebbero avuto poi danesi questa occasione. Ora c'è tanto margine ancora per l'Italia, però sì, per carità. Secondo me, ti stavo dicendo, sono cose che non che impari, vabbè, sì, con la bravura, ma proprio con le ore di volo, avendo su questi tiri pagato. Magari un qualcosa di un po' più grave di questo, cioè magari una partita. E ti almeno personalmente sono quegli errori che ti rimangono impressi, no? E ti devono rimanere impressi, perché dico. Sì, è un po' come quando al bimbo gli dici di non toccare il fuoco perché ti bruci, ma sì, tanto finché non si brucia, certo. La tentazione di mettere le mani ai fornelli c'è sempre. Non correre, c'è bagnato per terra, se no cadi, non ci crede. Quando picchia i dentini. Centouno a 72. Per chi si fosse collegato soltanto adesso, scusate, mi stava accadendo di tutto. Vi racconto un po', leggendo dal timetable la giornata a seguire, e alle ore 13:30 quelle che saranno da giocare, quindi quelle allora saranno tutte da giocare, forse tranne questa, perché tre, esatto, sicuramente le giocheranno perché sono decisive. Esatto, tre saranno decisive. L'unica in dubbio è questa, che qualora vincesse la nazionale italiana non si giocherebbe la staffetta, perché sarebbe totalmente ininfluente ai fini, esatto, del risultato. E quindi avremo le staffette a partire dalle ore 13:30. Intanto ha concluso vittoriosa la coppia svizzera, 129 a 73, quindi Buttino e Buccini hanno vinto contro Bucci e Rossini. Poi sono in sostanziale equilibrio la coppia Italia 2 Danimarca 2 84 83. Intanto Caratozzolo con questo striscio da 6 porta l'Italia a 107, arriva ai 120, quindi ha solo 13 punti dalla semifinale il team Italia 1. Anche una bella difesa realizzata da Santi Caratozzolo, e ancora la Danimarca mi sembra di percepire con Shorup in appoggio. Un buon appoggio, anche perché aveva l'angolo che dava molta garanzia di difesa. Qui Caratozzolo andrà via, potrebbe anche pensare di spingere un po' di più per andare a pallino 4, e se no semplicemente tac, eccola qua. E sto che era quello
quello di prima. Quello. Qui. Chi deve cercare sicuramente un'uscita è la coppia danese. A 12 si sta, socio. Che poi venire verso il quadrato del pallino sicuramente non è un affare per, no, per i danesi. No. Però il fatto è che alla fine dovranno venire fuori loro, quindi tanto vale farlo adesso, che magari anche un po' margine di non andare proprio vicino al pallino. È un po' lungo, ma era, non era facile bilanciarle queste. No, più che altro bisognava... Se ti volevi muovere da lì bisognava che tu ci andassi vicino al pallino o almeno nel quadrato. Ah, quello sicuro. Due sponde per Caratozzi. Sì, partendo da, da sotto sponda non credo che Caratozzi lo si prenda. Ma io tirerei, ad esempio, tirerei di una passata al pallino 4. C'è il 4. Passa di prima, sì, doveva sì passare. Sì, qui un po' distratto Caratozzolo, notevolmente corto. Cioè giochi essenzialmente il 4 ad allontanargliele, gli lasci il problema comunque di una palla vicino al pallino. Non lo faceva prendendola grossissima. Ricordiamo che se volete, se siete multitasking, potete anche avere la, l'incontro di Italia 2 sul canale 2. Sì, accedere alla sezione live vi darà la scelta se, se scegliere il canale 1, che è il tavolo 12 commentato, oppure il canale 2, che sarebbe il tavolo 10. Bravo. E qui molto bravo, bravo Erling. Guarda dove ha parcheggiato la sua. Molto bravo, bravo Erling. Come, facciamo come era una volta la televisione, insomma. Tu eri, non eri nato quando c'erano, c'erano soltanto due canali, poi arrivò il Rai 3, no? Quando, se tu eri su Rai 1 e cominciava la trasmissione su Rai 2 e viceversa, ti veniva fuori un triangolino che lampeggiava e che potevi scegliere quello lì. Sì, ma potevi scegliere, non c'era telecomando, andavi, c'era la manetta. Intanto Gomez si prende 7 punti su questa conclusione veloce, trova una buonissima deviazione del pallino che oltre a regalargli 3 punti per la valenza del pallino gli regala anche 4 punti di Castello, in totale fanno, fanno 7. E direi che con questa conclusione forse, se c'era qualche dubbio, sa che fugato. I giochi sono fatti. Ti faccio presente che io in cucina avevo la televisione bianco e nero. Io non l'ho conosciuta. No. Per mia fortuna la televisione bianca e nera, o sfortuna. Prima volta che ho visto una partita a colori con mio padre, quando comprammo la televisione da mettere in salotto col telecomando a colori, sembrava di vedere un altro mondo, dalla, da vederla in bianco e nero la partita di calcio e poi a colori. Mondiale del 78 mi ricordo a colori, quello ho dei ricordi abbastanza nitidi. Qua ma forse un pallino 3 che lo tirano anche in modo più comodo, che devono prendere la bianca sul lato destro, sposta a destra con la sua e portano la bianca in brutto fondo. Ma guarda, non è neanche brutto, se si va un po' a cavallo del tavolo non è neanche brutto la raddrizzata, no, però se riuscisse a farlo di corta a corta avrebbe senso, però non so, penso ci sia quella porzione, non c'è tanto spazio, vediamo come impattano il pallino, impattano abbastanza bene, non è male, ma il fatto che non vabbè, hanno difeso qui è un po' tutto, cioè anche difendendo non è che facevi questa grandissima difesa, forse con la raddrizzata la facevi un po' più bellina, perché giocando la raddrizzata veniva un po' neutro secondo me con la tua dopo l'impatto di corta lunga. Tutto difficile adesso, nel senso che a questo punteggio tutte le scelte sono giuste e sbagliate. Se non hai da tirare la contraria dietro a un pallino, questo aveva senso perché potevi tirare la contraria dietro a un pallino. Ma non c'era tanto sì, spazio. Sì, appunto, ecco perché ti ho detto se c'è il corta corta.
Caratozzolo giustamente rompe questa posizione, anche perché poteva marcare un altro pallino da 3 sotto, e si mettono a meno 3 Camilo e Caratozzolo. Ne manca 42 alla Danimarca, invece solo 3 all'Italia, e tra l'altro non sono rimasti neanche male. Io questa la giocherei di calcio, ad esempio. Giocherei di calcio per se faccio i virilli, allontanarle, dargli tanta, tanta distanza. Adesso sto per parlare. Se la prendo passando largo dal castello, posso mettere la dietro al pallino. Se ci arriva, non so se. Però Erling potrebbe avere l'esperienza per pensarlo questo tiro. Magari Casper un po' più giovane. Ci sarebbe anche un'altra proporzione di traversino, ma vai con tutte e due le palle. Giocare il traversino di prima, di colpetto, no, vanno tutte e due verso la corte. A girare, vabbè, lì no, no, dritto, batti la corte e vieni via dritto. Ah, ma devi prendere scarsa, eh? Sì, ma guarda, cioè, così vicino la vibri, viene via da solo. No, perché mi è successo di tirare. È bella la posizione quando sono 5-5 dritte, vanno proprio insieme. Da vedere perché, il fatto che ne deve prendere. Ma sai che la sta guardando? Sai che la sta guardando? Prende talmente tanto scarso Gianluca che per dargli forza e portarla poi al pallino mi sembra dura. Infatti si fa. Per me il tiro è questo, cioè. No. E infatti dicevo di l'esperienza. Questo qua non gliel'ha dato. Questo era il tiro. Solo corta. Match point per andare in semifinale. Caratozzolo deve realizzare almeno 3 punti. Ce ne sono solo 2. Forse, sì. 119 a 78. Santi, un po' teso, eh? Ma vuol dire che ci tiene. Pensavo tirasse l'angolo, ti dico la verità. Ma no, tiri lo sfaccio, se squarci fai il pallino. Vabbè, o ti tiene, ecco, o ti tiene sulla posizione più scarsa, oppure tiri l'angolo. Cioè, non pensavo lo tirasse così dalla grossa. Appunto, ma un po' teso per quel motivo lì. Vuoi che Santi a cose normali non valuta questa cosa? Scherziamo. E qui non c'è controllo, e quindi sarà anche il molto match. Semplice la chiusura di Gomez per evitare figuracce. Credo che scelga lo sfaccio e non l'angolo in questo caso, perché potrebbe fare largo stretto. Quindi manca un solo birillo all'Italia per accedere alla semifinale e garantirsi il podio della manifestazione. 2 punti per l'Italia, che sono più che sufficienti per concludere questo quarto di finale con il punteggio di 3-0. Quindi l'Italia 1 è la prima squadra che si accede al tabellone dei semifinali. Le altre partite, adesso sceglieremo una delle 3 staffette che si giocherà al turno successivo. Noi Italia 2 però le sta è non... sotto 102-84, anche se è sull'altro canale. Mirko, non riusciamo ad arrivarci con qualcosa su questo biliardo? Sì, entra su di noi pure. No, per avere, ma sì, siamo su di noi, intanto chiacchiero con Mirko. Allora, noi il programma è questo.
Allora, il programma è questo: commetteremo una delle tre staffette che si giocherà. Le tre staffette che si giocheranno e saranno decisive per decidere le altre tre formazioni che accederanno alla semifinale. Quindi Svizzera contro San Marino, Italia 2 contro Danimarca 2 e Germania Belgio. Noi torneremo in diretta alle 13:30, quindi vi offriremo una delle tre partite e un'altra sarà trasmessa sul canale 2 di Billiard Channel, il tavolo 10 di questo magnifico Palazzo dell'Esposizione di Calangianus. Quindi noi ci troviamo tra circa un'oretta. Di sicuro la cosa certa è che l'Italia 1 è già in semifinale, quindi si prenderà un po' un turno di riposo. Quindi ci rivedremo in diretta qui su Billiard Channel alle 13:30. A più tardi. Ciao.